Buonasera e ben ritrovati come ogni mercoledì sera dagli studi di Life is Life Network per un'altra fantastica gara qui con noi, Race for Win, il gruppo migliore al mondo. Alla destra il grande Cicci. Buonasera a tutti, buonasera. Alla sinistra lo zio mitico Alan, povero anche a volte. Sì, molto. Ciao ragazzi, ciao a tutti. E in regia colui quale qua gli va tutta la parte tecnica, se Dio vuole, come si deve. Ciao. Daniele Rontani. Bella ronta. L'amante, anche soprannome, l'amante. È vero. Sfanghiamo subito gli sponsor. Sfanghiamoli, ricordiamo il Trader Up, leader mondiale. Fantastico, come lo dice lui. C'era il pelo che nel mente ti simulava con le labbra. E anche MSP Italia, sezione automobilismo, quel cavo qua tanto per cambiare, Nether Cave da cambiare. Va bene? Ok. Siamo a un nuovo appuntamento per il World Tour con sponsor Comedil, che l'avete visto in ingresso puntata. Dove siamo, Alan? Siamo Remember Catalunya, come scorsa settimana dove il campionato contro gli spagnoli ha visto vincere Boldo Play davanti a Giodesi e il nostro Jorge amico Pola. Spagnolo Jorge Pola. Esatto. Pista di 4,6 km. Speriamo di non vedere una gara troppo piatta come la scorsa settimana. Sì, anche se il circuito soprattutto è lo stesso. Esatto. Soprattutto dopo la metà gara, però abbiamo visto che è una pista molto dura, che mette a dura prova gli pneumatici. Al momento però c'è più freddino la settimana scorsa. È vero. C'è più freddo, siamo a 18 gradi a temperatura della pista contro i 25 della settimana scorsa e 15 gradi a temperatura dell'atmosfera. Io qualche giro l'ho fatto, devo dire che è molto più difficile così mandare in temperatura le gomme, e soprattutto sul finale, che abbiamo visto che alcuni si scaldano addirittura eccessivamente. Qui abbiamo un'ora di gara e quindi anche se non è consigliabile cambiare le gomme, c'è chi potrà provare a farlo. Abbiamo visto ieri sera in una prova che più o meno si equivale alla scelta. Esatto. Intanto vediamo la classifica.
la classifica generale, esatto, di questo campionato che vede in prima posizione Zappi 88 con 85 punti. Quindi ha solamente 3 punti da Pando GT 87, che è seconda posizione a 82, mentre Giodesi in terza posizione è a 81. Un po' più distaccati gli altri, che Kelfen, Jets, Boldoplay, che sono 64 punti per Kelfen, Jets 61 e Boldoplay 58. Questi la top 5. Grande. Quindi tutti vicini e tutto da vedere. Anche questa sera rifacciamo passare un attimo la locandina per ricordarvi come si svolgerà la gara. E quindi abbiamo 30 minuti di prove libere che ci sono già state. Qui siamo in qualifica, mancano 9 minuti e 27. Poi avremo, come già accennato, 60 minuti di gara con pit stop obbligatorio, solo rifornimento. Oh, buona stasera, esatto, carico. In prima posizione 1.44.376. Anche perché deve recuperare punti in classifica. Esatto. E recuperarci un po' la settimana scorsa, che lui ha concluso la gara un giro prima, se vi ricordate. È vero. Era fermo su rettilineo. Bora adesso è in undicesima posizione. Ma Bora ha perso tanto. È stato sfortunato perché anche l'ultima gara è stato coinvolto in un incidente. Nella l'altra volta mi ha fatto doppia spenta. No, ho sempre stato meno. Abbiamo sempre fatto una gara, però il problema è che c'è stata disconnessione generale. Esattamente. Di tutto. Esatto, quindi abbiamo fatto doppia partiti partenza. E purtroppo però lì in Spagna, io dicevo l'altra gara di campionato del World Tour. Doppia sprint, mi sa. Come dobbiamo spendere, ci vado a controllare. Comunque, siamo ancora qua con la classifica che vede in qualifica prima posizione Bora 1.44.376, seguito da Antupino, sempre su Ferrari, che lo segue a 8 centesimi e 4. Terza posizione per Boldo, in ritardo di 2 decimi 85. Giodesi, quarta posizione, anche lui, 4 decimi. 5 decimi per Zappi in quinta. 6 decimi per il nostro amico, ormai presenza fissa, Jorge Pola. Ricordiamo del Gente Serie Jorge Team, Pola, amici, esatto, spagnoli. Insegue Kelfen in settima, ottava per Imec G, nona per Lucagi, decima per Esa CR, Fototini in undicesima, Macifara in dodicesima con Mercedes, scusate, il Cali in tredicesima, Massi 77 in quattordicesima, Zio Bergi in quindicesima, Pando GT 87 in sedicesima, speriamo di vederlo più avanti, e il medico Punch, grande Punch, questa sera presente in diciassettesima posizione, ma sta ancora girando, non hanno tempi per ora, pittura zero, e il nostro Speedy che sta provando, tra l'altro stasera rientra un polmone, sì. Ah, ok, rientra Speedy dopo un infortunio, rientra Maci, è stato fermo qualche una gara di campionato, che tanto domani che è venuto a trovarmi in locale, quindi un grande Maci, grande con Maci, la sua famiglia. E niente, abbiamo Jezza che per problemi personali si ritira. Ma Antopino, che non lo vedevo in classifica generale, è una wild card o come mai non c'è? No, Antopino c'è in classifica. L'hai detto anche P1 Antopino. Ah, perché è P1, non trovavo là iniziale. Lì, lui e suo fratello hanno P1. Ah, ok, ok, scusa Anto allora. Allora, intanto vediamo che abbiamo già dei collegamenti da poter fare. Infatti volevo salutare la Giorgi. Ciao Giorgi. Ciao Giorgi. Entra così. E anche la Greta, dai. Proprio che scivolata, gamba tesa e piede a martello. Allora, abbiamo anche qualcuno già in linea. Abbiamo già qualcuno in linea e quindi io andrei a vedere se riusciamo a avere l'audio del abbiamo Lucagi e Speedy, vedo. Buonasera, se mi sentite. Ciao ragazzi. Mi dai l'audio del mixer? Grazie. Non sento. Intanto io faccio sempre condivisione del link, Vai, vai, Cicci. Intanto sempre in prima posizione Bora con 1.44.376. Antopino. Allora, un attimo che intanto mi ha posto il collegamento. In terza posizione, tutto invariato per ora. Vediamo se Speedy riuscirà a prendere un tempo che l'ha preso in tredicesima posizione, un secondo e tre. E manca ancora il tempo di pittura zero, quindi l'unico che manca l'appello. Col suo Lambo, però. Ah, scusami, stavo dicendo che Zio Bergi è entrato al posto di Jezza nel campionato, quindi ottimo. Ha preso il suo posto ufficiale, via. Però questa sera rivediamo Massi, che anche l'altra volta non c'era. Tutti i piloti, come la scorsa gara nell'altro campionato, sempre però a Catalunya, sono tutti molto vicini, fino alla quindicesima posizione, secondo e otto. Sì. Speedy, mi senti? Lucagi ci sentite? Chi è che ha preso la posizione? Maci, no? Secondo me è Imec, che non era lì. Non so, ho visto una variazione di tempi, ma non ho fatto tempo a leggere. Allora, Imec dove è andato a finire? È andato in nona posizione, era neanche prima. Boldo,
Boldo era lì con i primi quattro erano lì. No, anche Giudesi. Anche Zappi era lì. Fototino, non lo so. O Jorge Pole in settima posizione. A sette decimi. Mercoledì scorso ha chiuso in terza, eh. Grande Jorge. È vero. Grande esatto. Jorge che fino all'ultima curva si è sudate. E si è sudata con anche c'è la classifica. Speedy è arrivato su in settima posizione a sette decimi. Sì. Speedy sta girando, attenzione. E Lucaci box, Lucaci ti senti? Ci senti Lucaci? Che si accontenta sempre all'undicesima posizione. Lucaci, allora, non sentiamo, so. Dovremmo 4 sentire 4 minuti e 44 al termine. Lucaci. Io ci sono. Eccolo, lo sentiamo grande bene. Grande Lucaci. Luca e dopo G. Buonasera. Che si dice? Tutto bene, Luca, te? Come ti trovi in pista questa volta? È la mia volta? Come l'altra? Seduto, eh? Ma beh, l'altra però almeno eri in... No, cos'eri in partenza? La prima qualifica era messo bene, secondo un disastro. È vero, avevo fatto settimo . E poi con la qualifica veloce da 5 minuti ero slittato in 13esima posizione. Ma coi tempi più o meno sei come la scorsa settimana o hai migliorato qualcosina? No, si è migliorato, ma perché questo server è un server un po' più veloce, in quanto ci sono circa 8-10 gradi di differenza in meno a favore di questo server, quindi si gira un pochettino più veloce, circa 7-8 decimi più o meno. Ma ci fai l'onore di farci fare qualche giro con te mentre ci spieghi un po' la pista, mentre siamo a parlare? Te la senti? Di girarti in live? Andrò a muro alla seconda curva, quindi va bene, ok. Allora, un attimo solo. Dai che fai anche un tempo così, 3 minuti e 30. Allora, partiamo a breve con in macchina con Lucaci, siamo già dentro la sua vettura, guarda che bella Bentley Motorsport. E noi gli giriamo la testa perché lo vogliamo esatto, far sbagliare. Esatto, gli facciamo dire no, Lucaci farà il primo questa sera? No, vedi? Assolutamente no, primo dei secondi 10. Dai, va bene. Dai, undicesimo no. Attenzione, parte, quindi lasciamo la parola a Lucaci che ci spiegherà questa pista. Dai che è appena passato il Cagli, vallo a prendere là in fondo. Passato anche Maci, no, dai. Lasciamo stare il Cagli. Comunque, allora, staccatone in fondo al rettilineo, seconda marcia, S abbastanza da pelare il gas, altrimenti la macchina scoda. Poi tutto in pieno, se si riesce, altrimenti si parzializza leggermente. Per questo destra lungo, piccolo rettilineo, quarta, quinta, si scala in seconda, altra bella staccata, tornantino da fare in seconda piena, terza, quarta, altro tornantino da fare in prima, molto stretto, si pela il cordolo, poi giù tutto gas, sì, che traverso! Allora, seconda marcia, bisogna far correre la macchina in questa chicane, altrimenti si perdono un sacco di decimi. Anche questa molto difficile da fare in terza, a metà curva si spalanca il gas per questo rettilineo, quarta, quinta e poi altro staccata violentissima da fare in prima marcia. Grandissimo. Abbia come guida questa S. Insidiosissima. Qui bisogna uscire molto veloce perché anche qui altrimenti si perdono un sacco di decimi. Le ultime tre curve sono veramente micidiali, mieteranno sicuramente un sacco di vite. Questa chicane è pazzesca. Luca, c'è una curva che ti piace? Sì, l'ultima. Grande Luca. Pista difficile per i sorpassi, mi sembra. Dai che sei lanciato. 2-3 punti. Molto, anche se comunque la pista è molto larga, quindi potrebbe agevolare un ingresso in curva in 2-3 macchine, è molto difficile riuscire poi a chiudere i sorpassi in quanto ci sono curve su curve, una dietro l'altra, quindi insomma. Intanto ti segnalo che sei rosso di rete. È strano. E stai laggando proprio come solo tu sai fare. Lo so, io ho delle
caratteristiche abbastanza note. Grande Lukaci, manca poco, anzi ormai le nostre qualifiche sono finite. Terminate, andiamo a vedere la classifica finale. Che vediamo Bora in prima posizione, ma è ancora fuori, quindi tutto da vedere in 1.43.9. Antopino che si avvicina di 33 millesimi, perché era, pagava 84 prima, in seconda posizione. Giodesi a 3.60 in terza posizione. Esa CR in quarta posizione a 5 decimi. Poi Boldoplay in sesta, in quinta, scusate. Sesto Zappi, che sta ancora girando, quindi vediamo se si migliorerà. Speedy in settima, ottavo Kelfen, nono Fototino e decimo Jorge Pola. Quindi ringraziamo intanto e lo lasciamo la concentrazione pre-gara il nostro Lukaci, quindi grazie mille di essere stato con noi, ti aspettiamo dopo. Bella Luca. Che è già andato? Ah, ok. Il fatto che mi lasciate sempre e adesso si va in ritiro spirituale. Vai, vai Luca. Ciao, ci vediamo dopo, speriamo nei primi 10. Grande Lukaci, buona fortuna, casa a perdere. Casa perdere. Casa perdere o casa perdere? Tempi, no, perdere. Visti i tempi, per noi italiani non conviene. A più tardi. Manca ancora, sta arrivando proprio ora, mi sa, Esa CR sul tanto traguardo. Esa si va a prendere la quarta. Esa si è fermato. Zappi anche lui ritirato, l'unico c'è che c'è ancora Fototino, esatto. No, altri due ce ne sono. Attenzione, abbiamo Speedy. Ha cambiato livrea Fototino del Bentley. Va tutto in derapate, ci regala questo biscione nero. È sempre uguale. Abbiamo Speedy in collegamento, sentiamo se lo sentiamo. Sentiamo se lo sentiamo. Buonasera ragazzi. Ah, lo sentiamo Speedy, grande Speedy. Grande Speedy. Ragazzi, intanto volevo dirvi che Pittura Zero non ha fatto qualifica perché, avendo preso un doppio warning da regolamento, okay, non deve fare le qualifiche. Ok, perfetto. Sì. Così almeno grande Speedy sull'Audi questa sera, come sempre. Come ti trovi in questa pista con quest'Audi? No, ma dai, non male. Sono regio fisico stasera perché sono un po' stanco, no? Però dai. Va bene, mi trovo abbastanza bene. Ti piace o come Lukaci non ti fa impazzire questo circuito? Non mi piace tanto, più che altro la chicane finale, il pezzo finale. Lì quello non mi fa impazzire sinceramente, però dai, alla fine ho trovato un buon assetto con l'Audi. Spero di fare una gara decente. Dai. Più che altro, sai, c'è sempre la paura della prima curva. Io comunque nel briefing, ragazzi, stavolta gli ho, diciamo così, mazziati. Fatto un bel discorsino, speriamo. Mazziati. Sì, dai, speriamo, speriamo, sì. Va bene, dai, speriamo di vedere tanti sorpassi, anche se abbiamo già visto che ce n'è pochi. Grazie. Sicuramente in questa pista. Ci vediamo dopo. No. Vai. Vai, buona gara. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Allora noi torniamo. Stavo guardando a vedere se Bora ha fatto una dichiarazione pre-gara, ma non l'ha fatta. Non l'ha fatta, non l'ha fatta. Noi torniamo quindi in live, aspettiamo il... Ciao Berrontani, ciao Berrontani. Oh, dai, rispondigli te, noi non diciamo niente. Noi non diciamo niente, stiamo qua in religioso silenzio a aspettare la tua risposta. No, c'è poco da rispondere, sono abbastanza... emozionato perché vederla collegata tutta. Prova dal suo manetta del volume lì per la voce di Ro. È un po' troppo sexy sempre. No, è la mia voce. Qui, quando sento insomma la presenza della Giorgi così, io credevo che fosse una cosa sporadica, invece averla sempre in modo assiduo a tutte le trasmissioni. Al suo perché. Poi Giorgi, te non lo vedi, ma gli stanno brillando gli occhi. Sì. Poi si vede una presenza. Noi abbiamo il bancone, si vede solo una cosa, tipo un dito. No, brillano gli occhi perché è l'unica cosa che riuscite a vedere. Basta. Taglia. Non pensate sempre male. È perché c'è la regia che mi copre. Dal collo in giù praticamente tre quarti sì, cosa. Permette di vedere solo gli occhi. Però è bello avere questa nutrita squadra femminile che segue le trasmissioni di Race for Ruin. Sì, cosa che voi invece non avete imparato. Assolutamente, anzi io vorrei una presenza femminile che conduca con noi la trasmissione del martedì e purtroppo solo Braga, purtroppo. Intanto arrivi i saluti anche del nostro vulcaniano che ricordiamo. Grande Vulca. Direttore. Tanto anche lui torna adesso, che ha fatto 2 settimane di pausa per le festività di Pasquetta e il 25 aprile. Ah, e questo noi la prende grande. Eh beh.
vedrai che altre, perché siccome i piloti non avrebbero corso molto volentieri. Torna anche lui il commento questo lunedì. Grande lunedì. Intanto stavo leggendo. Vai, leggilo. Che Antopino ci dice che è inutile nascondersi l'obiettivo minimo, il podio. I meccanici hanno fatto un gran lavoro consegnandomi una macchina vincente. Adesso tocca a me ripagare con una grande gara. Antopino secondo adesso in qualifica. Dopo c'è il suo fratello che lo vediamo in terza posizione. Dopo un paio di gare così così per via di incidenti, è obbligo puntare a fare il meglio possibile. L'auto va, la gestione delle gomme è fondamentale. Vedremo, speriamo innanzitutto di superare curva 1. Che non sarebbe male. Comunque, le ultime 3 o 4 gare curva 1 non è facile vedere comunque due fratelli che sono praticamente sempre nelle prime posizioni e accoppiati praticamente. Cioè sono sempre lì, anche nella realtà è difficile vederli. Bravi. Sì, anche sì. Te potresti farlo con tuo fratello. Ah, il problema è che nessuno dei due corre, quindi Sì, poi sai che suo fratello c'ha Gran Turismo in testa. Sì, poi c'è vero. In partenza c'ha sempre 200 cavalli in più. Ah, ok. È mio fratello, è sì, normale. Sì, sì. Ma da un po' magnarmi un peri. Beh, io di solito non sono così. Infatti non ho detto te, tu hai fatto tuo fratello. Ah, giusto, bravo. Vediamo se c'è Esa. Esa CR, quarta posizione, guardatelo qua che bello con la sua livrea arancione. Non c'è Esa. Non c'è Esa, è lì? No, vabbè, non ha scritto nulla. Non ha scritto nulla, grande Esa. Non nulla. Il non nulla ancora. Intanto sono partiti per giro di lancio, esatto. Invece Boldo Play, lo vediamo in quinta posizione, nonché vincitore di settimana scorsa, ci dice: ed eccoci a Barcellona. Dopo le 20 di settimana scorsa sembrava già tutto pronto, ma il cavo delle temperature ha comportato le modifiche al setup, soprattutto per la gestione delle gomme. Conterà molto anche la qualifica, dato che i sorpassi non sono molto facili. Per il resto, massima concentrazione, come sempre, in gas a martello. Grande Bob. Parte in una buona posizione, anche se leggermente dietro. Ieri sera ho provato con lui e devo dire che aveva questi problemi di surriscaldamento gomme verso fine gara. Quindi staremo a vedere cosa riuscirà a fare Boldo. Ho fatto un piccolo errore. Vediamo. Un'ora di gara, il pit stop sicuramente sarà punto cruciale dello svolgimento della gara. Come strategia abbiamo visto, senz'altro la fa da padrona, anche perché ripeto, un circuito, siamo in tanti, è un circuito molto veloce. Tutti tanto vicini. Molto veloce e ci saranno pochi sorpassi. A parte l'inizio, forse non è così semplice sorpassare, perché appunto ci sono poche staccate che permettono di inserirsi. Esattamente. Perché comunque anche le ripartenze da quei due tornantini che abbiamo visto prima con Lucagi sono praticamente, non sono posti da sorpasso, perché arrivi veramente lanciato e poi riparti a cannone ancora, quindi è veramente difficile. È tutto un tiro e molla. Qua andiamo sulle ultime tre cure. Volevo leggere le dichiarazioni di Pando, ma aspettiamo, anche perché Pando ha vinto gara 2 scorsa tappa di campionato. Tanto qua vediamo che Antopino è pronto a bruciare la posizione a Bora. Vediamo, sì, perché ce ne sono scannati anche nel problema della settimana, ho letto stanotte, sì. Se ne sono date. Sì, anche ieri sera. E Bora diceva che non era contentissimo del suo setup, vediamo se ha trovato la quadratura del cerchio. Intanto si parte bandiera verde. Per il Calli. Bandiera verde, che hanno, guarda Esa CR come frega subito Giodesi, anche Antopino, mamma sì, mia. Sì, è forse Esa, anche su Bora, trova lo spazio, come è partito Esa. La traiettoria favorevole Bora. Però curva dopo è favorevole per Esa, vediamo. Non gli chiude bene spazio, Bora. Chiude bene. Andiamo Zappi, sembra. Attenzione, là dietro vediamo un pilota che si è girato. Tanto Antopino risponde a Esa. Vediamo anche Zappi in esterno. Mi sembrava una Mercedes. Boldo Play. Adesso qua sono ancora tutti un po'. Appaiati. Boldo Play si riprende la posizione su Zappi. Forse prova l'incrocio. Oh, Zappi tutto cucito. Ci prova. Sono toccati, ma l'hanno tenuta. Nessun danno, bello. Vediamo anche Lucagi. Che fine dietro. Lucagi a seguirlo, esatto. Speed in nona, forse. Il Calli e Jorge Pola. Jorge Pola, i piloti coinvolti nell'incidente. Comunque anche Maci in fondo, quindi sì, probabilmente hai visto un Mercedes che era Maci. Maci passa Panci in questo momento e deve ritornare. Quindi a in sedicesima. Esatto, deve risalire Maci. Mentre davanti Bora subito 6 decimi su Antopino. Cerca di tirare.
Tanto Topino, vediamo il CR che è subito braccato da Giodesi. Fa appena da tappo. Palito cannone, però già dei problemi. Giodesi ci sta ci provando. Fa vedere. Toccatina. Guardiamo se. Leggero. Boldo potrebbe approfittarne. Questo attenzione, il CR che ha fatto un piccolo errore perché. Ma anche Toppi. No, scusate. Ho visto doppio. Doppio. Qua arrivano ancora molto vicini, quindi ancora tutto può succedere in questo inizio di gara. Vediamo appunto Boldo che è negli scarichi a Zappi. Sì. Lui queste Audi hanno portato aggiornamenti ultimamente nelle Audi perché si sono messe andare forte. Esatto, e soprattutto in ripartenze. E non era così incisiva nelle partenze prima l'Audio. ESA. Porsche, c'è anche da dire che ESA li ha bruciati tutti. Partiva da dietro. Anche gara scorsa, Stric era quinto, dietro Giorgio. Due file davanti. Però anche gara scorsa, le Audi nelle partenze andate via cannone. Intanto quindi... Bora a 7 decimi. Sì, effettivamente. Su Antopino, comunque lì. Intanto il Cagli va a scontare proprio subito il right through. Peccato anche per Jorge Pora che settimana scorsa ha fatto un bellissimo terzo posto. Jorge abbastanza arretrato ancora, mentre invece Maci è negli scarichi di Zio Bergi. Veramente incollato Maci. Anche Massi su dentro. Vittura, bravo Pittura Pedro. Zero, e anche Maci su Zio Bergi. Prova a rispondere Pittura Zero ma non c'è lo spazio, va via Massi. Anche lui con Audi. Mentre là davanti sempre Giodesi attaccatissimo a ESA CR. Fottino dietro, quindi Fottino ha passato Speedy. Si è fatto andato a prendere la nona posizione dietro Lucas. Esatto, sta andando a prendere l'altra Bentley. Però anche lui è molto vicino a Kelfen. Ottima partenza anche di Lucas che partiva in dodicesimo. Si è girato chi? Mi sembra proprio Lucas. No, dietro loro. Era dietro Lucas. Speedy si è girato. Speedy che rientra in ritardissimo davanti a Bora. Pittura zero. Pittura zero. Peccato. Attenzione perché Giovesi sta provando l'attacco su ESA CR in fondo al rettilineo. Dipende tutta la scia. Stavolta ce n'ha, ma niente, sta dietro Giovesi. Grande staccata. Bravo. Grande staccata di ESA. Comunque che Boldo Play e Zappi non mollano la preda, eh? No, sono tutti lì appaiati ancora. Anche perché Zappi difende la prima posizione in classifica e Boldo Play è lì a 3 punti. Tanto arriva il tifo per Boldo. Vai Boldo da Michele Pozzoli. Grande Michele. Guarda Giovesi com'è. Fanno 11esimo, peccato indietro, eh? Usa una traiettoria completamente diversa da ESA CR. Si fa vedere nei specchietti retrovisori per intimidirlo. Ma niente da fare, comunque ESA CR copre tutti i buchi. Tanto Zappi sempre più negli scarichi di Boldo, 2 decimi e 3. Ci dà il cronometro. Ci abbiamo Imec che è andato a prendere Fototino, è molto vicino. Sì, sono tutti belli appaiati. Lui ha fatto passaggio da Porsche a Ferrari, seconda gara per lui, dove era? Vediamo che l'ho detto prima. Eccolo qua, sono la seconda gara in Ferrari su un circuito che non mi piace tanto, strano. Non ho ancora un grosso feeling con questa auto, cercherò quantomeno di limitare i danni facendo una gara pulita. Vediamo. In questo momento sembra che ESA CR stia facendo una tappa a Giodesi. Ma tutti quanti secondo me. Vedremo l'evolversi della situazione, perché comunque guarda che Zappi si avvicina molto a Boldo Play. Tanto dietro sta arrivando... Si stanno ricompattando tutti. E anche Im che Pando e Maci stanno arrivando sul gruppo qua di testa di 9 piloti. Tanto Jorge Pola su Dio Bergi ci sta provando per partire. Bora 1-4 su Antopino. Pittura 0 su Jorge Pola che si appoggia appena, ma niente da fare. Ci ha provato. È scatenato Bora, si deve rifare da 4-5 gare, un po' così. Ma Antopino rimane lì. Perde solamente 2 decimi dal giro di prima, quindi... Però è andato 1-4. Tempo... adesso diventa 1-6. Bisogna stare attenti a questo quartetto dove il locomotore lo fa ESA, perché qua può succedere di tutto. Sta facendo perdere tempo prezioso a questi piloti ESA, ma è in gara e vuole tenersi questa terza posizione, meritatissimo in partenza. C'è Lucaggi che è là che cerca di prendere il Kefe, ma non riesce. Io ti dico, forse lo lascerei andare.
Tanto Speedy, perché farebbe un po' da try, dovrebbe, sì. Lasciare andare anche perché così hai una tensione bella. Speedy riesce a prendere posizione su Zio Bergi, 13esima posizione per lui, quindi ne guadagna una. Anche Pittura sta ancora combattendo con Jörg Pollack. Tanto ha passato Massi, quindi o errore di Massi o non lo so, sì. Sì, errore di Massi perché è caduto in 17esima posizione. Calli ancora ultimo, 6 secondi e 9 dal punch. Che ha 13 secondi da Massi. Sì. Quindi stavolta sono vicini, anche per il punch qua, eh. Attenzione, si rischia che Boldo attacchi i giudesi. Tanto che Lukashi c'ha fototino gli scarichi a 6 decimi. Di conseguenza lui si ritrova in IMEC anche lui sui suoi decimi. Poi Pando è staccato a 2 secondi e 4. Adesso voglio andare a vedere se ha scritto qualcosa il nostro leader del campionato. Che ancora zappi. Niente, ancora tutti in colonna. È veramente, veramente, veramente difficile sorpassare in questa pista. No, ma è impressionante, pista. Anche perché se ti dico che tu stai dietro, stai dietro. Perché c'è maniera di difendersi sempre. L'unica è passare qua, sarebbe l'unica, cercare di passare nell'S a favore di traiettoria, affiancarsi, sperare di mantenere i favori in traiettoria, ma non è una manovra semplice, diciamo, in questo simulatore, in quanto esacr però regala la posizione a Giodesi proprio ora arrivando lungo, risponde in uscita lungo. Ma Giodesi va a chiudere bene. Boldo adesso le può approfittare di questo ritardo, infatti lo attacca subito e potrebbe tirarsi dietro anche Zappi, c'è da stare attenti. Sì, momento difficile, ma anche per Lukashi che ha perso un po' il contatto col Kelfen. Infatti si è avvicinato fototino. E a 4 decimi. Giodesi mette già decimi importanti tra lui e Esacr. Davanti notava che facendo un po' di elastico, perché erano andati sul secondo 1, adesso sono già sul secondo 4. Quindi sicuramente ci sarà un settore dove gira un po' più forte un topino. Esatto. E riesce a prendere qualcosa. E nel frattempo ha messo 5 secondi 2 sul terzo. Scorso passaggio comunque era 4 e 8. Quindi nonostante Giodesi sia riuscito a passare, deve recuperare un bel po', diciamo. Deve comunque trovarsi un attimo, gestirsi con pista libera davanti. Attenzione, ma mi sembra di aver visto Zappi veramente incollato. Si è fatto sotto comunque Kelfen, eh? Sì. Mentre invece vediamo in difficoltà Lukashi, eh? Lukashi sì, lui secondo me sta rischiando. No, ha preso dei metri invece in questo momento su fototino. Kelfen IMEC è molto vicino a fototino. Eh sì, IMEC è sotto il secondo anche lui. E Pando ha recuperato più di mezzo secondo su IMEC. E Maci un secondo secco su Pando, quindi... No, 4. 4 secondi qua, e 2 pagava 5 e 4. Ah, gli ha recuperato un secondo, scusa, non avevo capito. Grande Maci! Quindi Maci sta venendo su veramente a cannone anche lui. Con questo cerchio fucsia. Peccato per la partenza, sarà un secondo a Topino a Bora. Attenzione, ragazzi, lo vede lì davanti. È una prima parte di gara, ma più forte anche prima, era 1-1. Quindi c'è un primo settore veramente da paura. Kelfen li ha presi, Kelfen su Zappi. Ah, ma anche Zappi su Boldo, Boldo ha fatto un errorino perché ha preso subito dei metri da Esa. Quanto è distaccato adesso Boldo? Un secondo, sì. Invece qua Zappi, un decimo. Vediamo se quando si aggiornano i tempi Giodesi sta riuscendo a migliorare oppure no. 6 secondi 0,91 sul ritardo. Vedi adesso Bora 1-2. Fino ad ora 5-9 diventano, quindi un decimino recuperato in un settore per Giodesi. Sì, non ci sono sorpassi secondo me a breve, a meno che non ci siano errori. Sì, è molto molto complicato. Infatti anche Zappi ci dice: eccoci qui a quarta tappa, dove le prove libere si nota che il livello di questa pista è veramente alto. Ragazzi, ma Pando come sta venendo su? Ti ho detto Pando sta venendo un secondo e 7. Tranne un paio di team che ho visto avevano trovato la quadra perfetta nel giro secco, gli altri team siamo nel mezzo secondo, quindi prevedo delle qualifiche molto combattute. La gara è un mistero, le gomme danno molti problemi dopo i 20-25 minuti di gara, difficile sorpassi, molto pericoloso. Speriamo di fare una qualifica decente e piazzarsi in prime 5-6 posizioni. Tanto Giodesi sta girando in 1.45-1, 1.45-4 per Esa e a scendere più o meno tutti su quel 45. Molto un po' largo. Che traiettoria Zappi che fa. Hai visto come taglia tutto sull'esterno prima di ingresso curva. Ma mi sembra che Boldo perda un po' il posteriore. Sì, toglie mi sembra.
in due curve, guardate così, due curve di traverso, quindi Zappi deve solo trovare il momento giusto. Guarda, guarda lì, fiammata dei McLaren di Boldo Play. E Zappi, sì, è che c'era lì. Tanto stanno girando in 1:45.6, ottimo tempo per Zappi come passo gara. Ancora largo Boldo Play. Tanto anche c'è fotottino che si è fatto vedere su Lucagi. Sono vicini, li vediamo. Eccoli qua dalla lettona del Bentley Zappi. Di Zappi numero 14. Tanto Kelfen, non mi ricordo come. Che dovrebbe essere il che non è primo male, Bentley. Zappi primo sbaglio. Bentley. Sì, sì. Esatto. Sì, sì. Primo Bentley sia in campionato che oggi in gara. Grande Zappi. Fammi vedere un che attimo. Bracca Boldo Play. Mentre Joe Daisy si porta a 6 secondi e 100, quindi rimane lì. Rimane lì, perde un secondino. Sì. No, 12, 5-9. Sì. Arriva anche il team Massi 77. Ciao Luca, ben ritrovato. Mentre forza Massi. È Rorino per Pando che passa a 2 secondi e 100. Sì, che era molto tirato. Con questo Ferrari splendido. Splendente. No, stavo guardando Kelfen, che in classifica effettivamente è quarto, eh? Non è messo male il nostro Kelfen. Paga 20 secondi dal primo, ma... sì, 20 secondi. 20 punti dal primo, ma non è messo male. Chi è che si affianca? Chi è che si affianca? Lucagi e Fototino dietro, Lucagi. Vedi che tiene la posizione su Fototino. Ci sta provando in tutte le maniere, adesso potrebbe sfida Bentley. Tutte le volte metto le ruote sul verde in staccatone mentre la MotoGP. Quando con le mille la intraversavano sul verde. Vabbè, quella staccata lì in mente. Niente. Ma no. Niente. Non ti niente. Quella niente. Niente. Mi rimetti niente. No, mi viene in mente. Lo straccio di licenza. Il ginocchio, il ginocchio che rientra in staccata per evitare Marquez. No, Lorenzo. Lorenzo, sì, scusate. Lorenzo, quella grandissima A di Lorenzo. Lorenzo. Che bello, però. Guarda Fototino, mi fa vedere. Sì, è vicinissimo. Lucagi non molla. Imec. Anche lui un secondo più o meno. Andiamo un po' sull'aereo. Sull'elicottero. Ma sì, oggi abbiamo il Cessna questa sera. Zappi sempre tre decimi. Guardiamo se c'è qualche altro possibile sorpasso anche nelle retrovie. L'unico è Massi e Punch. Boldo Play vicino a ESA. Dove il? Quarto e quinto. Ti ho preso 10. Un secondo. Boldo! Peccato, ESA, perso il controllo. Vediamo, rientra dietro Zappi. No, dopo Imec. No, anche no. Pando, niente da fare. Passa la sfida anche Pando. Peccato, ho perso. Passo 10 posizioni. Vabbè, ha perso meno 7, posizioni. Però 7, rientra 7 posizioni. Rientra in undicesimo. In 12, deve sì, stare attento Macci che lì. In teoria sì, perché dovrebbe trovarsi proprio lui davanti. Adesso guardiamo appena. Peccato. Si riaggiorna. Sì, c'è Macci dietro. Esatto. Era dietro Pando. Quindi sì. Conseguenza ESA c'era. Peccato per ESA CR. Però lo vedevamo un attimo tirato, esatto, stava cercando di tenere il passo di Joe Daisy, che comunque non riesce a riprendere secondi sui primi due, anzi incrementa 6 secondi e 2 adesso. Molto bravo ESA CR comunque a tenere una chicane che stava per andare a muro. No, bravo per non portare danni sulla macchina, però peccato. Mentre vediamo Zappi due decimi da Boldo Play. Mamma mia, questi due qua stanno giocando anche dietro Fototino, sempre attaccatissimo, solamente due decimi anche lui su Lucagi. Qua rischiamo di vedere quattro macchinate, tre Bentley appaiate, sì, vero, perché gli distacca solamente un Lexus al momento, che è Kelfen. 1:45.516, giro migliore di Boldo Play, segnato proprio lo scorso passaggio del traguardo. Comunque alla fine non sono tantissimi, oggi sono 2-3 secondi. Sì, non sono tantissimi. 2-8, dice in questo momento, quindi sì, non sono tantissimi. Tra l'altro sta facendo un gran giro, Boldo Play. Ma le macchine continuano a 1:45.5. Ma non hai attaccato il giacchettino per le... Scusa. Per le auto? No, arrivano. Ah, c'era un problema tecnico, ok. C'era il volume basso. Vabbè, io non ti ho potuto sputtanare così. L'ho passato per fare il cambio, ma sono scordato. Per non fare il tatac. Esatto, volevo fare il figo. Oh, guarda che bravo, siete. Intanto, Boldo Play sta girando più forte. Chi insieme è? A Boldo Play, ho detto, sta girando. Ma chi te l'ha chiesto?
dici Mondoplay. Ma ti tiro una testata adesso o lo vuoi dopo? Oh, Bora, due secondi. Dov'è Bora? Sta girando sia Mondoplay che Giodesi che Antopino. Stanno girando quasi mezzo secondo più veloci di Bora. Siete sicuri? Al 100%. Fototino, ho sbagliato. Fototino, ragazzi, è dietro, dietro Ime. Oppure Ime che l'ha passato semplicemente. Era lì. Era molto lì, tra l'altro, perché sta andando a prendere Lukács Imek. Oh, Lukács, guarda che la Bentley ha finito il gasolio. Perché ricordiamo che il Bentley è l'unica macchina a gas liquido racing. In esterno si è fatto vedere. Ce n'ha di più Imek in questo momento, Senti come sgoma la macchina di Lukács. Che vuole tenersi questa... Non vuole mollare. Settima posizione. Settima, poi in ottava, in realtà nona. Infatti per quello ho aspettato, ma non capivo. Ottava. Ma perché dice che Imek in settima l'ha già passato, non lo sappiamo. Per no. quello che non capisco. C'è quel quadra che non cosla. Eh sì. Guardiamo qua se no, qua gli ha dato un pagone dietro. Assurdo. Lukács in settima, vedi? Lukács che smusa un po'. Fototino non ci sta. È lì che lavava, è là. Aspettava mica. Miguel sono sempre a attenzione, Boldo, sempre lì con Zappi che se le legnano, se le danno, se la raccontano. 5 serie tra i giodesi. Sì, aprire un secondo, i primi due, Abbiamo qua la lettura di Boldo, 1:45:1, attenzione. 1:45:1 per Boldo. Zappi. Ah, per Zappi. Mamma mia. Oh, che sbacchettata che gli ha dato Zappi. Diciamo che Zappi stacca molto molto tardi nella prima cura e sacrifica un po' troppo la seconda. Qua gli ha preso quasi un decimo Boldo. Però guardiamo dove servirà il motore. Se riesce a tirare via un decimo in distaccata, tira via quasi Zappi uno. Zappi stacca veramente forte. Fortissimo, una cosa assurda. Staccatore Zappi. Zappi 88. Guarda lì. Fra un po' gli bussa, però va ancora lungo. Ma in quanto sta girando Bor, ragazzi, che ha dato 9 secondi ad Antopino? Probabilmente errore a sto punto. Perché mi dà 9 secondi? Perché la dà 9 secondi? Ma infatti c'è fuori. No, là è ritardo su Antopino. Okay. 2-3 comunque sta andando forte. 2-3 Bor, non 5, sta mollando. 3-8, 5-3-8 più 2-2 diventa 9 secondi. Non mola nulla. Comunque il Giodesi ha dato circa 7 decimi a. A Mondoplay, infatti, si porta a un ritardo di 5 secondi uno da suo fratello in questo momento. Matteo Bolo, ciao ragazzi! Grande Bolo! Ciao Bolo! Ci mancate, anche te ci manchi! Dai, dovete trovare! Guarda lì, Fototino che va a bussare virtualmente a Imek! Vieni qua in radio! Ancora sotto! Lì. Stavolta è vicino! Ferrari ha leggermente di più in uscita! Sì! Più trazione in uscita! Vediamo perché il rettilineo di Catalogna è veramente lungo. Vediamo come esce Fototino. Sembra essere uscito forte. Se riesce a tagliare in scia può provare, ma guarda il Ferrari come va. 1:45 798 il migliore, 1:46:2 il giro appena concluso, mentre invece dietro 1:45:7 di Esa, quindi potrebbe tornare su anche Esa. Tra l'altro stavo leggendo la dichiarazione di Fototino che ci dice: il team fa pressione sul pilota per un piazzamento nei primi 10. Fototino! Peccato, più trazione Ferrari in uscita. Intanto apre proprio ora la pit lane. Dice: c'è bisogno. Piazzamento nei primi 10. C'è bisogno di punti per poter classificare. No, niente da fare. È ancora lì. Fototino, ragazzi. È ancora qua. Non molla. È ancora qui. Vediamo questa tirerà la staccatona, Fototino. Cosa ha fatto Imek, però? Cosa ha fatto quella staccata lì? Ha detto: tu non passi. Tutto in esterno. Guardate lo specchietto come lo vedete bene. Guardatelo lì. Mamma mia, Imek. Non molla questo attacco furibondo del nostro Fototino. Gli slampeggia della serie, ne ho di più, ti devi levare! Fucilata! Peccato, sbaglia! Lungo, troppo lungo! Sbaglia e perde anche su Esa! Esa. No! Forse no, o forse sì! La posizione. No, tiene la posizione, Fototino!
tutto da rifare. Bellissimo, bellissimo questo scambio, queste curve. Attenzione Fototino. Intanto Antopino va sotto i due secondi in ritardo da Bora. 1.8 per lui. 1.8. Ma lasciate stare attento Esa, perché Esa è lì. Box Fototino, box, Fototino. Undercut per lui. Primo a entrare ai box per il pit stop obbligatorio. Solo rifornimento. Imec anche c'è. Quindi loro due. Pando, Zappi che non molla ancora. Boldo play. Chissà se entreranno i box anche loro. Che Elfano ha preso dei metri. Eh sì, un ritorno di 5 secondi e 9, mi sa. Adesso guardiamo quando si riaggiorna. 5-6, sì, siamo lì. Lucas ringrazia. Esce subito Fototino, attenzione, brucia. Ai pit Imec, che forse sta cambiando anche le gomme. Ai ai ai. Lì che tira delle madonne in questo momento e vede Fototino uscire. Esce anche Imec, no, solo... Drive-thru per Massi, per limiti del tracciato. Peccato. Vettura a zero, intanto gli regalava posizione. Proprio esatto. Massi. Intanto l'ultima posizione per il nostro Punch, che deve aver commesso qualche errore. E vediamo Speedy che sta... bella questa inquadratura dell'erba. Speedy su Maci. Speedy addosso a Maci. Attenzione, Audi contro Mercedes. Per la decima posizione. Tanto Pando è lì, non è molto lontano. Speedy che si butta, ma niente da fare. Stacca forte. Lontano. Poi ieri ho centrato Maci io. Strano che Maci viene centrato da qualcuno. No, ma ho fatto per dargli il passaggio. E invece gliel'ho dato il passaggio. Il problema è che mentre guardavo lo specchietto per dire è passato, non è passato, ho centrato il cordolo, quindi quando la macchina vola non frena. No. Quindi io sono entrato nel portellone dietro sopra la ruota proprio pari, proprio bam. E lui, ma dai, ho detto, stop and go, 30 secondi, limite del tracciato. Chi? Per il numero 5, che è proprio Massi. Poi di prima. Vai box adesso, a scontare subito la penalità. Entrerà davanti a Topino, sempre 1.8, quindi... Fa un elastico. Quindi che recupera sempre la prima parte di tracciato. Mentre anche Giodesi, zitto, comunque... Chi larga è po' la pit adesso? Ah no, Antopino, sì. Cosa? Anche Punch. No, Giodesi niente. Ha perso 5 decimi. Sì. Due testa. Zappi perde il contatto con Boldo Play, un secondo tra di distacco in questo momento. E adesso le gomme cominceranno a farla da padrona. E 36 minuti alla fine, effettivamente. Esatto. E tra Jorg e Pola i box. 25 secondi. Esce. Insieme al Calli. Il Calli entra e l'altro esce. Forse ha cambiato le gomme anche Pancia. Vediamo un pit abbastanza lungo. Pancia si beve un bicchiere di vino nel frattempo. Eccolo qua, Giodaisi. Giodeson. E tanto Speedy e Maci sempre lì, uno di fianco all'altro, uno dietro l'altro, a tre decimi. Andiamo con l'immagine della classifica. Addirittura Giodesi 6-2. Adesso andiamo a vedere cosa ci ha detto invece il nostro Spidey. Guardate che prima non ha finito anche di leggere quella di Fototaino, però. Addirittura mentre siamo in diretta fuma proprio ho capito, ho fatto cambiare in realtà non serviva la classifica, la chiamata per uscire dallo schermo. Ci fai gli scherzi, certo. Però tu Volpe sei sentita in diretta, dai smezza. No. Che sembra qualcos'altro. Vabbè, ma mi dai un litro di brodo o no? Qua non c'è censura e quindi potete fumare, tanto c'è. Un secondo e sei, Antopino. Sta mangiando decimi pian piano, Stiamo attenti ad Antopino in seconda posizione. Mentre sta dietro sta mangiando, però è sempre nel solito punto, secondo me. Errore di Bora. L'ha preso. Quasi sicuramente errore di Bora. Antopino subito si fa vedere. Niente da fare. Ma Bora è inchiodato. Esatto. Beh, effettivamente Bora si lamentava che a un certo punto della gara andava sempre in bloccaggio in ingresso curve.
probabilmente siamo arrivati a questo momento. Eh sì, anche perché diceva 20-25 minuti e effettivamente ne mancano esattamente 33, quindi siamo a 27 minuti dall'inizio della gara. Sentiamo la macchina, adesso io vorrei entrare in macchina con lui perché mi sembra che stia facendo una guida molto aggressiva sullo sterzo. Sente la macchina proprio sgommare, andare in saturazione. Però errore lo ha fatto perché ha girato in 1.47.9 mentre prima ha girato in 1.45.100. Quindi due secondini di ritardo. Sentite, sentite qua come giro satura la gomma sinistra. Va bene che c'hai l'occhio fino, cioè l'orecchio fino. È l'unico punto dove perché non l'ha fatto. Comunque sentilo! Che fa, va in strusciamento, esatto. Suo miglior giro 1.44.6 del nostro Bora. Sarei curioso di sapere il miglior giro di Antopino. Dovrebbe essere 45.0. Vedi qua ha tirato molto la staccata. È stato male in curva qua Bora. Sì. Però comunque riesce a mettere qualcosina di difesa, diciamo, su Antopino, anche se nella seconda parte di tracciato arriva più lui. Ma vediamo, perché di solito è la prima parte del tracciato che Antopino gli mangiava dei decimi. Proviamo a vedere i tempi di Antopino in quanto sta girando. Il suo migliore 1.44.6 per 1.44.6 anche per lui. 1.46.7 però l'ultimo giro. Bora ha sbagliato, ci sta. Questo tanto vado lì Calli. No, dico, ci sta che ha recuperato, che si è dato sbagliato. Ha girato sul 48. Vediamo Giodesi che quindi è passato Maci, ragazzi. Esatto. Il ritardo era di 5 secondi e 7, 5-4. Sta recuperando qualcosina anche lui. Tanto abbiamo un ritiro, secondo me, che è quello di Massi, a meno che non sia dentro adesso per scontare. Era già dentro, però. Era dentro, è dentro da un po', Massi. Purtroppo ritiro per lui. Vediamo. Mamma mia, passa, tocca il cordolo su due ruote, è passato. E Bora è molto più aggressivo sul cordolo, di Antopino, da quello che abbiamo visto. Anche Pando, attenzione, Pando su Speedy. Sì. No, secondo me è Speedy che ha passato Pando. Ah, può essere. Sì, perché ha passato Maci anche Pando. Speedy in grande forma in questa metà gara. Gentilissimo. Altro leggevo prima che Speedy spera di rimanere abile, visto la sua forma fisica scadente. Sembra un po' una Skoda Fiorida. Sì, ma te hai passato questa che c'è il bicchiere vuoto, cioè. Ma bello, ma si fanno queste cose? Siamo sempre in live qua a Dopino, sempre negli scarichi, come potete vedere dalle immagini di Bora. Bora è andato largo ancora. Maci box, undicesima posizione per lui. Vediamo se entrerà davanti a Fototino, ma dovrebbe essere davanti senza problema. Fototino adesso è tredicesimo addirittura, no. Quindi invece no. Fototino passa davanti a Maci, quindi è lui il primo ad aver effettuato i box per qualche decimo, ma gli passa davanti. Era anche vero che lui però era ottavo, sì, quindi era molto più avanti di tutti quelli che hanno fatto il pit, tranne i Mac che è quindicesimo. Bisognerà vedere, Imec secondo me ha cambiato anche appunto le gomme e ha perso qui. Però strano che non riesca a recuperare su Jorge Pola. Vero, anche quello. I Zappi che ha perso un po'. Ma sai, per quando cambi le gomme in questo simulatore, cambiano anche le pressioni se non le hai settate bene. Quindi casomai un errore ti porta ad andare peggio con le gomme nuove che con le gomme fronte. Siamo a metà gara, 9 minuti e 50 secondi ancora, tempo per effettuare il pit stop obbligatorio, ricordiamo solo rifornimento. E i primi 11 devono ancora effettuarlo. Esatto. Qua si giocheranno molto. Intanto Kelfen, esatto. Qua si giocheranno molto sulla strategia, mentre invece va avanti Lukaci, come vedete. Qui sarà una battaglia di nervi, non so. A Bora cosa gli convenga fare? Anche i primi due bisogna vedere cosa fanno. Lukaci che si ritrova in sesta posizione. Comunque zitto zitto ne ha recuperati ben 6 ai box. Per ora grande Lukaci. Staremo a vedere cosa e come. Qui c'è Antopino che gira molto più stretto. Invece Bora è più tutta pista. Sì, Bora usa molto di più la sta pista. Sta cercando di stressare meno i pneumatici probabilmente Bora, a differenza di Antopino.
Che dal setup sembra comunque avere consumato non troppo le gomme. Macchina molto bassa dal setup sembra. Guardate come sono incassate le ruote all'interno dei passaruote, mentre invece la Ferrari dietro di Antopino sembra leggermente più alta, perlomeno al posteriore. Però se anch'io, vado su Antopino forse riusciamo a vederla questa cosa. Se sto su quell'altro fa un po' più difficile, via. Vedi come il deflettore del posteriore è più staccato da terra e salta anche più sui cordoli, ci permette di usare più i cordoli, mentre invece Bora proprio gli sfiora, ma non ci va. Intanto Zappi torna negli scarichi di Boldo, ancora una volta, sotto il secondo. Sotto il secondo, torna a farsi vedere, dopo qualche giro sul secondo e mezzo. Esatto. Ma abbiamo più importante, Esa e Magi che se ne stanno dando. Due rientrati dal pit. Quindi Kelfen adesso è il primo tra quelli che hanno effettuato il pit, che si trova a un secondo e tre di vantaggio su proprio Fototino. Lukács entra proprio ora in box, vediamo quante posizioni perde. Stop and go per pittura zero, attenzione. Ah, che si ritrova in 17esima posizione. Strano, non li prende mai. No. Maci, quanto è attaccato Esa. Aggressivo. Vado lì. È veramente incollato, si parla di due decimi. Oh, tutti traverso. Per cercare di fregarlo in staccata, ma esce molto forte però secondo me Maci. No, stavolta è più forte. Ah, esagerata, l'aveva veramente esagerata, tutto di traverso col suo Benz. 1.46, 1.48.7 giro di lancio per Esa. Tutti Maci che vediamo sempre ferma il pit. Sì, ritiro Massi. Per lui. Per Massi. Maci in 1.45.8 il suo best, mentre là davanti gira in 1.44.6. Bora torna a dare un secondo da Antopino in questo momento. Intanto Lukács rientra in nona posizione. Quindi ottimo. Mamma mia. Lukács, ottimo. Perde però la posizione pit. Sul Fototino, Fototino all'ingresso di pit era dietro Lukács. Sì. Quindi Lukács in questo momento perde la posizione. Anche da Kelfen. Kelfen era davanti invece. Quindi più che altro Fototino che ha undicesima posizione Lukács. Secondo e otto a Kelfen, Fototino. Questi tre ci faranno vedere qualcosa di bello. Ne ha veramente un botto. Vediamolo qua, si va a vedere. Lukács in questo momento resta spettatore. In fondo abbiamo visto comparire Maci e Esa. Che va largo adesso Lukács e perde decimi importanti, mentre Fototino sfanala Kelfen. Fammi passare. Gli chiude la porta in faccia Kelfen. Che ne ho molto di più, ma Fototino esce fortissimo. Niente da fare anche qua. Torna a chiudere la porta in faccia. Non molla Kelfen. Ultima variante, poi curvone a destra per goderci tutto il rettilineo. E guardiamo quanto sfrutterà la scia e che differenza di motore ci sarà tra le due. Guardiamo il passaggio sul tempo, 1.47.2, 1.46.6. Fototino. Lukács più che altro serve a perdere metri, già un secondo e tre. Guarda Fototino! Dove stacca Fototino? Staccatona per lui. Ne ha veramente di più di Kelfen, Fototino. Anche se il Lexus si comporta veramente bene, io l'ho provato in questa pista, sembra la sua. Molto composto. Lexus usi veramente poco sterzo, inserimenti in curva da paura e poi il motorone serve nelle ripartenze qua, specialmente dove abbiamo due situazioni dove si riparte dalla prima, come in questo caso, in questo tornantone sinistro in contropendenza, in cortometraggio. È un cortometraggio quello. Sì, perché ci inventi poco a farlo. Vediamo che Lukács ha già preso 2 secondi e 2 da questo duetto. Non riesce a tenere il passo. Dobbiamo il regista Boldoi che cerca la rete col braccio. Esatto. Boldoi box. Bora Antopino, sempre sul secondo. Non molla Bora. Vediamo se Kelfen e Fototino riusciranno a passare. Boldo play.
Fototino è lì con la mano che sfanala come una vera Audi A5 in autostrada. Alla fine ha ragione Kef, dice tu mi devi passare, mi devi sfanalare, che cazzo. È giusto, siamo in gara. Ancora 4 minuti e termine. Tanto play Pit, sta uscendo in questo momento, vediamo quanto perderà. Sai che secondo me Kef e Fototino riusciranno a fregarlo. No, è già uscito tecnicamente. È già uscito. Sì, è già uscito, niente da fare. La posizione su Speedy e basta. E su Boldo. E su Pando. Eh sì, scusate, poi. Si è perso su se stesso. E mancano all'appello ancora 6 piloti, quindi tutti entreranno all'ultimo giro a questo punto, perché mancano solamente 3 minuti e 30 secondi alla chiusura. La fa da padrona chi ha fatto la strategia migliore. Intanto questi due continuano a incrociarsi. Un Fototino. Tanto Luca ci sta venendo risucchiato da SCR e da Maci. Dovrà riuscire a difendere la decima posizione. Maci interno. E si è molto forte. C'è traiettoria favorevole per lui, ma non ci sta Esa, si affiancano. È un'uscita qua ancora, traiettoria favorevole per Maci. Vediamo adesso se Esa avrà la forza di fare la staccatona. La fa, prova lungo, ne approfitta Maci. Per fortuna. Bravissimo, incrocia benissimo Maci. Non ha dato danno. Squalificato per limiti del tracciato. Chi? Mi sa pittura zero perché non è rientrato. Esatto, pittura zero. No, Massi. No, scusate. Pittura zero. Massi è ritirato. Intanto Bora, i box e anche Giodesi. Attenzione, Antopino, prima posizione. Fototino, vai su Fototino. No, niente da fare ancora. La staccatona mi ha lasciato l'esterno. Kelfen. Giodesi fuori, Bora ancora dentro. Speedy dentro, Pando dentro. Bora fuori, dietro Giodesi. Che l'ha fregato nel pit. Giudice è uscito a fregare Bora? Sì. È sicuro? Sì. C'è una vaccata di secondi di distacco. Vediamo quando si aggiornerà il tutto. Mentre qua dietro stanno sudando freddo entrambi. Ma Fototino si deve accontentare ancora Bora. Della nona posizione. Può andare su Giudice? Mica davanti. Guarda i pallini. Sì, Giodesi è avanti, anche di tanto, di tanti secondi da Bora, 4 secondi e 9 addirittura. Sì. Ma penso, quindi Bora ha cambiato gomme. Non è detto, forse, ma non lo so, ma Giodesi ha detto di successo. 7 secondi. Mentre là davanti gli unici ad effettuare ancora il pit stop devono essere Zappi e Antopino. Antopino entra proprio era a cannone, proprio ora. Altro. E Zappi invece entrerà anche forza. Lui adesso. Vediamo Zappi se, come da pronostico, entrerà in box ed è proprio così. Sì. E siamo ancora qua, Fototino e Kelfen, battaglia per la sesta posizione, se ne stanno dando da qualche giro, ma attenzione Maci su Speedy. Gli chiude la porta in faccia Speedy, ma Maci non ci sta. Speedy sta andando su come un fulmine perché è già passato Esa. Sì. Ne ha veramente un sacco Speedy. Anche Lucaci lo vedo su Fototino. Quindi errore probabilmente per Fototino, perché c'ha un secondo di vantaggio. Sì. Errore di Fototino, sì. Bravo Cicci. Lucaci. Niente da fare. Lucaci. Ci prova. Curva favorevole per Lucaci. Ancora di fianco. Gliela lascia. Bravissimi però a non sportellarsi. Fototino ha detto non mollo. Anche perché c'hanno due bilici non sotto mollo, carico. Quindi è dovuto bollarci Lucaci. Intanto qua c'è il trenino. Speedy in grande spolvero. Sì, Audi veramente vediamo favorevole. Vediamo se riuscirà a fioccare tutti quanti. Adesso. Beh, va bene, che va forte. Ha passato Esa e Maci in due curve. Vediamo. Intanto si chiude la pit lane. Vediamo dove. Quindi Antopino sarà primo. Speedy ha girato in 2.25 questo giro, quindi Antopino è appena venuto primo fuori dai box. Con anche un bel distacco da Giodesi. Cioè, Bora per forza ha fatto cambio gomme o ha fatto cappella, perché ha perso troppi secondi. Tanto Boldo Giodesi. Su Zappi. Boldo, Zappi è riuscito a passare Boldo Play col gioco dei pit. Ma Zappi era seguito da Antopino però. Cioè in seconda posizione con chi era primo? Bora. Attenzione Speedy. Quindi Bora e Zappi in antenuta le loro due posizioni. Oh, Maci! Bora no, perché adesso è terzo.
sono stati fregati sia Bora che Zappi, quindi. No, Zappi era dietro Boldoplay quando ha detto Zappi ha preso una posizione. Oh, Speedy, mamma mia, come è arrivato dietro a Lucagi. Zappi era quinto, adesso è quarto. Ah, giusto. Era sì, sì, sono entrati solo insieme gli ultimi due piloti. Sì. Guardate, tutti i radar accesi. Speedy inferocito. Ma anche Maci, tutto guarda Maci dietro. Maci lì. Luca lascia la porta aperta. Che panino. Luca lascia la porta aperta, errorissimo di Luca. Spingilo adesso. Grande. Ma Luca la tiene, Luca. Gli do la macchinata. Vediamo Maci se ne approfitta. Invece non alza il piede, a rischio di tamponamento da ESA. Grande Lucagi, forza di coraggio. Dagliela. Fatto la stessa mossa di Fototino. No, di scusate. Sì, sì, di Fototino su di lui. Ha sfruttato il peso della macchina e quando lui fa così gli è andata bene che c'è Speedy. Perché se c'era pelo dietro gli toccava il paraurti posteriore a sinistra. Ah, no. Sì, esce piano Speedy. Guardate Maci come gli sfrutta tutta la scia. Grande Maci, vediamo qua in fondo. Cerca. Vediamo Maci se riuscirà. Ma sta dentro Speedy. Sta dentro e va lungo. Esce più. Vai lungo. Così. Bravissimo Speedy, bravissimo. Maci conveniva sta dietro Speedy più che sì, ha rischiato troppo in quella curva lì, ha perso tantissimo. Adesso rischia l'incrocio, ha dovuto alzare il piede anche nell'incrocio. Rischia di essere passato da ESA. Ma non molla. Non molla. ESA. Niente da fare. Prova l'incrocio. A bordo, sarei curioso di Speedy. Sapere se poi là davanti Bora sta riuscendo a recuperare qualcosa sui due davanti. Andiamo a vedere subito. 5 secondi e 8. No, non recupera nulla. Antopino e Giodesi, due fratelli che si trovano ora a comandare la gara di Catalunya. 17 minuti al termine della gara. Peccato. Ancora tutto può succedere, perché non hanno mai sbagliato questi due fratelli. Ma essendo fratelli potrebbero anche colpirsi misteriosamente. No, di solito si prendono solo più loro due. Però ci sono 8 secondi, esatto. Mentre Speedy costretto ad andare a largo ancora per non colpire la vettura di Lucagi. Ma io ormai mi sarei fermato contro e basta. Cioè ti sposti poi. Addirittura 6 secondi e 1 per Bora. Pit disastroso. Esatto. E prende anche già quasi un secondo Boldo da Zappi. Comunque il pit una volta per Bora erano un'arma, adesso stanno diventando un tallone d'Achille. A doppio taglio adesso sono diventati. Il suo tallone d'Achille, perché nelle ultime gare il pit è sempre stato disastroso. Ma secondo me aspetta anche troppo. O sono migliorati tanto gli altri piloti, perché comunque... Però una volta era la sua forza. Sì, però prima aveva 8 secondi di vantaggio, poi dopo l'errore... Capito, ma che qua ci deve essere su Giodesi, 8 secondi di vantaggio. 8 secondi di vantaggio. Oh, poi è anche una pista che guardate il rettilineo qua, cioè anche fare l'undercut comunque, cioè c'hai un chilometro di pit lane da fare ai 50 all'ora. Tutti quanti ce n'è però da fare. Sì, però era primo con un secondo su Gio Antopino, di conseguenza 7 ormai su Giudesi, e è rientrato a 6 secondi in Giudesi, quindi ha fatto un pit sbagliato, c'è poco da fare. Attenzione come esce, cucito bene Speedy e potrebbe allargare. Potrebbe provare, anche perché deve difendersi comunque, deve attaccare e difendersi. Situazione non piacevole, secondo me. Non è il massimo. Devi guardare sia davanti che dietro. Anche perché ha uno scagno davanti. Ma Speedy si sta facendo vedere veramente tanto e penso che al più presto affonderà l'attacco su Lucagi. Hanno tutti traiettorie completamente diverse e Maci a metà curva deve sempre alzare o pinzare di più per evitare di centrare Speedy e di conseguenza perde terreno a favore di ESA. Stacca troppo ed eccolo. Speedy l'ha un po' sbragata. La Bentley non si sposta. Ma se la sai prendere sì. Ma ho capito, ma non c'era lo spazio lì. Poi un conto è volerlo far girare a tutti i costi, un conto è provare a passarlo. Se tu prendi tu portiera contro portiera non si sposta. Obiettivamente è colpa di Lucagi che ha inchiodato in mezzo alla curva. È colpa che non ci stava Speedy. Ci stava, che Lucagi ha frenato come servo, che deve fare il bullo. Coglione, mi dispiace, non ci sta. C'ha ragione Speedy. Grande Lucagi, reclamo, io voterò per te. Comunque tutte le auto se le prendi sulla ruota dietro si girano. No, non nella ruota dietro, perché allora abbiamo provato. Il Bentley lo tocchi da tutte le parti e ti distruggi te.
gli fai così sul paraurti, tipo ma sul para- ma così ma sì, eh? Il punto cieco dietro, vabbè, ma da che mondo è mondo questi macchine non fa. Da quando è mondo è mondo. Però guarda che Maci sta andando su. Maci 7 decimi. Io voglio vederla su questa cash. Sfida. Questa è una sfida alcolica, ragazzi. Mentre anche Imec là dietro che sta venendo su mezzo secondo solamente da Pando. Gara scontro Ferrari complicata per loro due, eh? Eh sì, purtroppo sì. Ha fatto un inizio di gara bellissimo e poi dopo il pit anche lui ha avuto grossi problemi. Probabilmente anche lui un cambio gomme che non doveva essere effettuato. Come anche Esa che ha fatto una partenza straordinaria facendo i primi due giri davanti a tutti e adesso si ritrova in decima posizione. Tomacci, due decimi da Lucas, eh? Vediamo se farà l'errore di Speedy. Oh, mamma mia. O lo passerà. Intanto si disconnette Massi, quindi sì, se ritiro completo di stare fermo al pit. Ma anche no, sì, solo Massi. Solo lui, solo lui. Peccato, sei decimi recuperati. Attenzione la Giordesi davanti pagava 8 secondi sul traguardo. Quindi piccolo errore sicuramente del fratello Antupino. Tanto anche il Callin seria difficoltà in questa pista, sì. Anche Pittura zero abbandona il gruppo. Ha detto l'ha fatto lui, lo faccio anch'io. Eh sì, era lì che si era giocando così. Hai, allora, hai cambiato quadratura che c'era Maci era dentro la macchina di Lucchesi, ma è andato tutto bene. Ah ok, no, non c'è tutto caso. Non è che si è fermato però Maci, che gli ha dato un secondo Lucchesi. 12 minuti è il termine della gara. Là davanti Antupino in prima posizione, segue Giordesi e Bora 5 secondi 6, quindi tutti e tre sugli stessi tempi. Chi è il pilota? Pance che fa passare tutto, tutti proprio tranquillamente. Sull'erba lui. Ci vede che il carbonio non paga mica lui. Guardalo. No, perché lui Warning ha detto che non vuol poi mica prendere, capito? Sì, però poi magari prende i limiti di tracciato. Dacci che in questa pista io arrivo con il Porsche, mi diverto un sacco col Porsche in questa pista. Poi faccio dei tempi che fanno pena. Però ieri sera ti ho detto, no, che ho provato un po'. Sì, sì, e sì. Nella ultima variante, che tu fai questo destra dove pizzichi il cordolo ed è bellissimo, ma scalarci una marcia a metà, mandarvi il Porsche di culo. Sì. Ho preso drive-thru. Sì. Perché col culo di derapate, che voglio dire, non è tagliare il tracciato. Se mi parte la macchina bandiera, avrò perso un secondo tutte le volte che l'ho fatto. Qua quando andavo lì oltre col culo mi sì, dava. Ma ricordati sempre che questa è una pista spagnola e tu sei italiano. Quindi è normale che sia così. Attenzione, Esa le dà anche a Speedy. Speedy deve recuperare tanto, l'incidente con Luca. Tanto deve recuperare, forse qua ci riesce. Mamma mia, doveva staccare. Io mi sarei infilato. Però illude Esa facendogli paura e gli chiude la porta in faccia. Ha tirato la staccata sia lui che Esa. Però Esa ha tirato un po' troppo, è andato sullo sporco e Speedy ringrazia. Bora 5-5 ancora. Sì, Bora non riesce dopo il pit a tornare sui suoi tempi. Andiamo a vedere, girava in 1.44.6. Proviamo a vedere i tempi di Bora adesso. Aspetta che vediamo qua. Dopo questa staccata io qua li vedo veramente. Ne avrà da passare Maci o Maci passa. E Maci Luca, passa molto Luca. Vicino, Cosa ha fatto Luca? Ha mollato. Quasi butta fuori. Ti ho detto che è infimo Lucaci. Guarda come arriva, guarda come arrivano. Eh beh. Esa su Speedy anche. Molla ancora, guardalo. Guarda che fa apposta. Non è facile stare dietro Luca, no. Esa su Speedy. Vai di là. Oddio, Esa che si Esa, Esa, preso, Esa girato, l'ha preso. Grande Speedy, ottima. Ma si è girato Esa, è fuori. Si è girato Esa, Maci regala la posizione a Speedy dopo questa sportellata. Maci, le paga le conseguenze. Le altre sportellate, lui prima o poi smetterà di correre per queste cose qua. Povero Maci. Ha perso posizione per colpa di Antonio. Jorge Paul arriva, undicesimo. Attenzione, Jorge Paul, il nostro amico. Speedy grande, la vuole ridare a Lucaci, è chiaro ormai. Sembra l'Alfa 155 a caccia del Ville Ash. Oh, Luca è un cancro da passare. C'è poco sì, ma perché ti molla il gas nel dritto. Fa apposta. Schifoso. Ma lo fa con chi può. Ah, ma vedrai che prima o poi la bevi anche se torni, se torniamo a Montpanorama, li vede lui i muri. Io ve lo dico, se c'è Montpanorama, io sapete che non farò la live, ma correrò. Solo per picchiare Lucaci. Ma no, cioè, così, per Montpanorama è mia. È l'ultima della sfida con gli spagnoli, poi è la penultima di campionato. Bene. Così.
quindi ti conviene esserci. Ma vedi, Speedy su Lukaci ancora. Ormai c'è anche già Maci su loro due. Maci che ti lavi al gas. Fa proprio un tappo incredibile le Vulcano stasera. Guardatelo com'è attaccato Speedy, che prende tutta la scia da Lukaci. Attenzione al block pass di Lukaci. Vabbè, ma adesso glielo dà Speedy, gli si appoggia dietro, poi gli dà gas. No, la prossima in esterno, ma Lukaci tira una staccata mai vista. No, gli tira una macchinata mai vista. Speedy. Vai adesso, toccalo lì, bravo! Oddio. Ma vedi che... T'ho detto la tenuta però, Speedy, grande, prova in esterno su Maci. A Maci. Adesso secondo me insieme fanno una combo su Lukaci che lo prendono. Gli ultimi 8 minuti di gara. Più che altro c'è anche Jorge Pola che risalito, quindi veramente stanno pianissimo. Grande Lukaci. Vedi, vediamo Esa, ormai torna anche Esa tra di loro. Che prendono 12 secondi e mezzo ormai. Guarda Speedy. Guarda Maci. Bravo, così, Lukaci, guarda. È rotti coglione. No. Jorge Pola ringrazia. Jorge Pola ringrazia. E Lukaci. Imek ringrazia. Sono muso contro muso, tra l'altro, Speedy e Maci. No, bravi, no, complimenti. Dai Maci, dai. Dagli un'altra subito lì. Maci ha fatto in uno della vita, ma ne paga le conseguenze perdendo 4-5 posizioni. Eh sì, ha perso tantissimo. Perché è passato Esa. E Lukaci, comunque, Pani. Tutto ciò ha perso solamente una posizione. Due. Posizione su Jorge Pola e Esa. Ah, ok. Però... E adesso le prende anche da Imek. Pando, Jorge... ritiro. No, Jorge Pola. Pando ritiro, ragazzi. Scorrettissimo. Ha preso un secondo Bora. Scorrettissimo Lukaci che non porge l'altra guancia. Secondo me ci aveva veramente rotto le scatole. Sì, ma sì, era proprio. Vai, allora adesso ti rotti mano. Peccato che alla fine Lukaci c'ha il trucco, c'ha la chiavetta. Lukaci c'ha il trucco, c'ha la chiavetta. Sì, c'ha la chiavetta. Tipo giochi sporco. 7 minuti alla fine di questa battaglia. Ma poi è bello, no? Che quando faccio le prove, se per caso, sai, non giocando mai, delle volte mi capita di fare l'errore, di arrivare lunghissimo, no? Lo tocco io, sei solito! Poi lui dà delle macchinate a destra e a sinistra, bravo. No, ma bravo Lukaci, bravo. Bene. Peccato. Tutto da vedere poi. Stasera ha fatto il punch ball di questa gara. In dopo gara. Prende altri 7 decimi. Imek su Lukaci. Lo sta per toccare nel punto giusto, ragazzi. Guardalo, bastava appena un colpo di sterzo. Ci prova. Prova l'incrocio. Sì. Gli viene bene. Esce fortissimo Imek. Ma non c'era spazio per infilarsi. Vediamo qua. Ah, qua ce l'ha. Grande, bellissimo. Imek su Lukaci. Lukaci è stanco di prendere delle macchinate. Stavolta gliela ha lasciata aperta. Vediamo però Lukaci. Lukaci non ci molla, non ci sta. Bora ha preso un secondo a Giodesi in quest'ultimo giro. Eccolo qua Bora. Mentre Speedy frega anche Maci. Maci è entrato prima. Maci l'ultimo a entrare. Ah, è stato Maci, pensavo al contrario. Sì, no. Poi detto Speedy e poi Maci è partito. Che si trovano davanti Lukaci. Quindi no. Lukaci, beh, micidiale. Vediamo. Tre. Sarebbe epico un'altra battaglia 5 minuti e 40 alla fine. Quello che uno di questi tre rischi di fare 0 punti però stasera. Ma anche Speedy, secondo me, perché Speedy lo sta prendendo. Sì, anche perché adesso si trovano il doppiaggio di Punch in teoria. Imek che comunque che sta facendo, è entrato però lo sta quasi frenando Lukaci. Sì, ma tanto gli sta facendo il gioco di Speedy. Anche perché Speedy si sta trova su a bomba. A bomba, esatto. Maci ha alzato il piede. Perché non sono 4 secondi quelli. Ma può darsi che Maci abbia piegato con due botte che ha preso. Sì, 3-1 può essere perché Bora, Lukaci, ragazzi. Gli è entrato nel fianco tipo altri Maci 7 5. Decimi per Bora. Lo vede quindi sta adesso vedendo, si è svegliato, ha scaldato le gomme Bora. A 4 minuti e 50 secondi per andarsi a prendere la seconda posizione. 4-2 il distacco tra Lukaci e Speedy. Guardiamo adesso. Secondo me sono meno. 4-0. 4-0. 4-0. No, 4-0. Finale di gara, anche Esa e 2 secondi a Jorge Pola. Zappi che ha la quarta posizione, diciamo sicura, con 3 secondi e 8 di vantaggio su Boldo Play. Grande, sì. Zappi, bellissima gara. Molto pulita, bravo.
Bravo. Sì. Sta cercando di, come si dice, limare le perdite. Perché effettivamente lui è primo nel campionato. Mamma mia, Speedy. Speedy sta volando. Sì, Speedy ragazzi, Speedy. Non ho sentito. Che tempi sta facendo Speedy? Ah, ok. Era anche abbastanza semplice la cosa. 1.47.5 il suo ultimo, ma 1.45 è uno il suo migliore. Sei veramente 7 quindi decimi. Luca sta girando in 1.49. Ma sta girando in 1.50 secondo me Luca. 1.49. Però quello di mezzo è ragazzi, pace. 1.49 ci giocavo anch'io per farlo passare. Ieri sera giravo in 1.487, quindi gli davo la paga anch'io a Lucaggi. 3 minuti e 40 il termine. 3 minuti e 40 per vedere Speedy. Buona, dentro, però non ce la fa. Dentro in tutti i sensi al paramurti di Lucaggi. Bora ha finito il suo recupero. Ma si deve ancora aggiornare. 3-0-62, vediamo. 3-0-74, rimane lì tempo. C'è a sperare in un errore di qualcuno. Intanto Lucaggi perde il contatto con Imec. E Speedy 2-9. Speedy Maci 7-4. No, Speedy lo sta andando a prendere apposta perché ho visto che ha tagliato metà pista. No, ha tagliato niente Speedy. Allora chi è che era? No, forse è Punch che ha lasciato spazio a Speedy per passare, okay. Per andare a vedere di colpire il Ville Ash impersonato in Lucaggi questa sera. Non si sa perché. Così imparamo la regala. Mentre là davanti sempre Antopino e Giodesi, i due fratelli a dirigere tutto. 3-2, buona, niente, mollato. Sì. O Antopino si è svegliato o... Tanto Antopino, guardatelo qua in solitaria. Gara magistrale per Antopino. Sì, bravissimo, gestita da Dio. Box tra perfetto per lui. Volevo andare a vedere quanti punti ha. Secondo me sarà un'impresa difficile per Speedy andare a prendere 2-1. Ce la fa. 2-1. Lucaggi ha finito le gomme, ragazzi. Sta svirgolando ogni curva. Lo va a prendere. Io ho proprio una toccatina così per dire ciao, tuc, sono qua. È rotto il cazzo. Hai letto le pelle. Sì, Lucaggi è impiccatissimo. Lo vediamo veramente in difficoltà. Potrebbe in queste anche ultime girarci. Curve, 1:50 dal termine. Speedy impeccabile, col sangue agli occhi. Vede la sua preda. Ah, ormai scende già la scia di questa Catalunya, che non è in insalata, ricordiamolo. È vero. Bravo, bella bisogna precisazione. Specificare. Speedy è già arrivato. È già lì, 1-3. E Speedy Gonzales stasera, il nostro Speedy. Ma forse perché ha lasciato un po' di vernice. Arriva. Andale. Mamma mia, Speedy, dove sta girando? Poi azzurro così mi ricorda molto Beat Pit. Bimip. E l'Edarra ha iniziato l'ultimo Speedy, giro. Ragazzi, Speedy negli scarichi di Lucaggi. Adesso gli darà una macchinata. Lo passo. Di quelle che gli vanno in fiamme la macchina. Lucaggi è lì che fa le curve a tentoni. Quindi ha finito la rete 1.47.3. Quindi c'è. Sì, c'è il rischio che gli salti l'ultimo giro Lucaggi. Ah, sarebbe bad karma proprio. Okay. Speedy, se fosse partito avanti, avrebbe fatto anche una bella gara. Sì. Sì. Ma con Seco in Maragas? Non si va da nessuna parte. Speedy, guardate, è costretto ad andare sull'erba piuttosto di passare Lucaggi. Gli concede l'esterno Lucaggi. Lo incrocia. Gli concede l'esterno, va sul cordolo Lucaggi per rientrare fortissimo. Lucaggi è Speedy, scusate. Ma proprio sulla Catalogna. Scivola sulla lumaca appoggiata sulla Catalogna. Ce l'abbiamo. Maledetta bava. Oh mamma, cosa fanno? No, qui no, ragazzi. Ancora l'ultimo giro a disposizione Speedy. Perché il leader ha incominciato l'ultimo giro qua davanti, che è Antopino, che va a doppiare il Calli. Lo vede lì davanti. Secondo me è già anche la terza volta che passa davanti. Solo? Mi sa di sì. Ancora qualche secondo, guardiamo qua se prende distanza la macchina di Lucaggi. Usano tutta la pista adesso. Adesso stanno provando veramente. Ultimo giro, questo ultimo giro da cardio palma. Speedy si appoggia. Speedy, mamma mia. E intanto andiamo a salutare Antopino.
che va a vincere. Prende la bandiera a scacchi. Speedy su Lucagi. Gli è dentro. L'ha passato, vai sui primi così. E salutiamo Giodesi. Grandissimi fratelli. E Bora che comunque è arrivato un secondo, 6, ragazzi. È arrivato molto vicino. 1-2. E poi vediamo sempre Zappi. Grandissima, prima Bentley, schierata. Va a prendersi la quarta posizione. Riesce anche a mantenere la leadership del mondiale. E poi abbiamo Boldo. In quinta posizione arriverà anche Kelfen. Distaccatissimo. Eccolo qua, fa l'ultima chicane. Kelfen è staccato e quindi andiamo a vedere un attimo. Speedy l'ha vinta, l'ha spangata. Kelfen, torniamo su lui, qua, ultima curva. Ultimo curvone. Bravissimo poi, Kelfen. Per lui. Lui primo su Lexus, anche unico a vedere così. Fototino, settimo. Gran gara. Jorge Pola che ha un montone sul finale. Grande Jorge in ottava posizione. Bravissimo su Audi. Prima Audi classificata, proprio la sua. Jorge Pola, nostro amico del Jet Serie Team. Davanti Esa, anche lui con Audi. E poi abbiamo IMEC. Col Ferrari. Davanti a Spidey. L'indimenticabile per questa gara di Catalunya, Speedy. Bravissimo. Che conquista la più che meritata, 11ª posizione. E Lucagi che torna alla 12ª. Da dove è partito? E quindi tutto. Riesce a prendere comunque punti. Esatto. E Maci, dov'è Maci? Che gli tira una macchinata subito. Maci gli tira una macchinata, vediamo. No, gli si affianca e gli dice: ma che no, no, niente. È entrato. È andata bene. Il Cagli. Io verdi. No. Il Cagli e il Punch. Il Cagli e il Punch, esatto. Che doppia il Punch e va a prendersi la 14ª posizione. Salutiamo per il zio Bergi e salutiamo anche, non posso più cambiare e nessuno. E poi anche il Punch che va a prendersi la bandiera a scacchi anche lui. Arrivo, dove è il Punch? Il Punch. Purtroppo gara è veramente in incognita per Pando. Cioè, Pando, sì. Che va direttamente ai box. Non si era ritirato prima. Non era il pit da un po'. Sì, perché c'è più 5 giri, c'hai ragione. Era il pit da un po' anche Pando, quindi Pando, Massi e Pittura Zero ritirati in questa gara qua. Peccato. Sì, gara veramente complicata, abbiamo visto per fortuna un però molto più entusiasmante, devo dire, della scorsa di abbiamo Catalunya. Abbiamo visto un bel dei bei. Qua intanto cosa c'hai qua? Stai zitto. Abbiamo visto dei bei scontri, soprattutto nel finale di gara, cose che a noi ci piacciono tanto. E quindi staremo a vedere qua cosa succederà, chi verrà, se qualcuno verrà nella sezione interviste, che ricordiamo è sempre aperta tutto l'anno, tutte le ore. Tanto non è che ci sarà Speedy e Luca che stanno discutendo. Eccolo qua già vediamo il numero 44, il numero 12, e che sono rispettivamente Boldo, Bora e Zappi. E quindi andiamo a parlare subito con chi chiamiamo? Vai, chi dai chiamiamo? Con Zappi che... Vai Zappi, ci senti? Qualcuno? Zappi? Eccoci. Grande Zappi, come stai Zappi intanto? Com'è andata? Zappi? Tristo. Riesco a entrare in parte. Mi sentite? Ciao a tutti. Ciao, chi è questo? Bora, grande Bora. Ciao Bora, bravo. Grande Bora, cosa hai fatto nei pit? Bravo. Io ci ho provato, ma non riuscivo a passare Boldo. Ho detto, vabbè, mi metto lì e faccio il mio cazzo di gara. Orca troia. Per 5 metri. Ragazzi, siete in live. Oh, ma mi ascoltate o no? Peccato per il per il doppiato di Bora, perché mi ha praticamente frenato in mezzo in curva. Ma loro non ci sentono. Io ho preso margine su Zappi. Va bene, bello, questi qua sono venuti in parte qua, poi stanno parlando anche nel parte di là. Mi sono iniziato a prendere margine da Antopino, solo che lui si muoveva a destra e a sinistra, non riuscivo a belli. Non capivo più dove andava. Vabbè, ma stacca lì. Vabbè, ma andate a fanculo tutti quanti. Bastardi, stronzi, piloti di merda. Non ci ascoltano. Vabbè, non ci ascoltano, quindi ragazzi, è stato un piacere. Te sei pronto con la sigla, che dopo tutte le volte mi dici che non sei pronto. No, allora, Manisset. Sei pronto? Sei pronto? La sigla. La sigla. Allora, vi abbiamo ringraziato. Se basta, guarda, non caga nessuno. Sta qua. Dove siamo la prossima gara? Ma non lo so. Ah, non sai niente. Ma prossimo mercoledì siamo a Zonda. A Modena. A Monza per la terza sfida con gli spagnoli. Ottima.
Grande. Quindi ci vediamo mercoledì prossimo. E quindi ciao Cicci. Mercoledì prossimo, tanto un grande evento. Un prossimo mercoledì, eh. Eh sì. Diciamo, non diciamo niente. Non diciamo niente, ma vi rimembreremo qualche episodio d'inizio. Esatto, è vero, è vero. Non diciamo niente, perché se te lo dice dopo la fine. Ma infatti, sei te che stai spoilerando. Vai avanti, cioè. Io ho detto solo così, era una frecciatina. Intanto qualcun altro. Sì, dai fuoco a Jack, dai fuoco a Jack, magari va meglio. Dai, bravo, sì. Abbiamo problemi. Adesso qualcuno sta parlando con noi. Sì, vabbè, ma non mi interessa più. Vengo poi dentro quando è ora. Va bene, basta. Va bene, ragazzi, è stato un piacere. Ragazzi, pronta? Sei pronto? Guardiamo se riesce a fare l'attacco. C'è pronto, Rota? È pronto. Allora, buonasera a tutti. Ciao, Rota. Ciao, ragazzi. A mercoledì prossimo. Alla prossima. Ciao, ragazzi. Buona serata.